Andiamo a Roma. A Roma io ho l'onorevole Carla Ruocco invece del Movimento Buongiorno. 5 Stelle. Buongiorno, so che ha avuto problemi di traffico enormi perché Roma è scossa, ce lo dicevano anche i nostri inviati. Beh, ci sono manifestazioni, oggi è una giornata chiara. Ciò nonostante, insomma, no, lei è qui e la politica è turbolenta quanto il traffico a Roma. Certo. Ora parlavamo di questo colpo di scena di Monti al Senato, però a lei chiedo intanto un giudizio del suo movimento sulla famosa legge di stabilità che mi sembra che destabilizza più che stabilizzare. Vediamo che ne pensa lei. La troviamo assolutamente una legge insoddisfacente per un paese che vuole cambiare marcia. Immaginiamo quanto sia irrisoria la misura relativa per esempio al cuneo fiscale, che riserva alla fine netto in busta paga un risparmio di pochi spicci ai lavoratori, che poi appunto proprio questa era la misura su cui il governo aveva puntato maggiormente. Sul fronte poi del risparmio di spesa vediamo, a parte una cifra irrisoria rispetto ai tagli che dovevano essere molto studiati nell'ambito del settore della pubblica amministrazione, identificando quelle che erano le spese improduttive. Il governo stesso parla poi di clausole di salvaguardia, cioè praticamente la riduzione delle detrazioni fiscali per i lavoratori, sui redditi appunto. Che cosa significa questo? Che se da un lato da 4 spicci in più, che più o meno si equivalgono addirittura a 14 euro sui lavoratori dipendenti, dall'altro lato toglie a tutti lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, quello che sono le detrazioni, cioè le riduce, e questo comporta tra l'altro un altro effetto, quello che molto importante inficia un po' il rapporto Stato-cittadino, perché noi sappiamo che più in qualche modo si aumentano le detrazioni, maggiore è l'incentivo alla fedeltà anche in una dichiarazione dei redditi, no? Perché noi diamo la possibilità al contribuente di avvalersi anche di una detrazione chiaro, di portare tutto chiaro. In chiaro, perché lo può detrarre. Questo è il vecchio discorso dello scontrino fiscale, no? Applicato a centinaia di altre attività. Più io posso detrarre e più io dichiaro quello che spendo. Quindi non si gioca più con il fisco al gatto e al topo, che il fisco ti deve andare a cercare, ma è direttamente il rapporto è chiaro e trasparente, perché tu mi dichiari tutte le spese, io posso incrociare anche meglio i dati, però non ti vengo a cercare, e nello stesso tempo tu hai un risparmio fiscale consistente. Senta, per non parlare che col sistema delle detrazioni. Ci dà un'idea di una formula 5 stelle? Cioè, in questi giorni ne abbiamo sentite, io poi ospito anche giornalisti economici, ci sono quelli che dicono bisogna tagliare più nettamente la spesa pubblica, ci sono quegli altri che dicono no, bisogna stare attenti al rapporto equilibrato e bilanciato tra le cose. Voi sicuramente avete una vostra ricetta di fondo. Ce la dice la ricetta? Perché se ne è parlato poco. Voi non siete stati mai dei grandi accaniti, già dalla campagna elettorale di Grillo, non siete stati mai dei grandi tartassatori, siete stati piuttosto molto critici sugli sprechi, la spesa pubblica eccessiva, questo per quello che vi ho seguito io. Però ci dia la formula sua oggi. Premesso che non c'è ovviamente una ricetta magica nei confronti del disastro che abbiamo trovato e che ci aspettavamo peraltro di trovare, tuttavia noi abbiamo delle soluzioni comunque che proponiamo puntualmente anche nelle nostre commissioni, a partire dal fatto che, come sempre diciamo, il taglio totale dei finanziamenti per esempio ai partiti, taglio nettissimo, netto dei costi della politica, si pensi che solo la macchina di Montecitorio costa un miliardo di euro l'anno, quindi sono costi importanti. Quando si dice che i costi della politica sono irrisori e non risolvono, è una sciocchezza, perché è la somma, come diceva qualcuno, che fa il totale, quindi alla fine le cifre ci sono. È la somma che fa il totale, ricordiamo. Non l'ha fatto lei, lo faccio io, ricordiamo anche che mentre lei parla del taglio del finanziamento ai partiti, il Movimento 5 Stelle non lo prende, non lo ritira, non lo prende, lo dico perché ci stanno sentendo, poi andiamo avanti.
E sono tanti milioni di euro, sono 42 milioni di euro che noi non prendiamo soltanto appunto per l'ultima elezione. Poi tutto quello che ritorniamo indietro, noi deputati e senatori del 5 Stelle e tutti i consiglieri comunali che abbiamo dovunque, noi rinunciamo ai nostri stipendi. C'è tutta la revisione delle pensioni, si pensi alle pensioni d'oro, che solo su quello le pensioni d'oro per esempio consentirebbero un risparmio se venissero un po' perequate, consentirebbe un risparmio di un paio di miliardi. Pensiamo ai 145 miliardi di euro che sono gli acquisti intermedi nella pubblica amministrazione, si può risparmiare molto di più con scelte coraggiose che prevedano per esempio un accentramento delle gare d'appalto come con il sistema Consip. Sì. Si pensi alla revisione degli enti inutili. Senta, le faccio una domanda io. Sì. Perché lei adesso è da 6 mesi, no, in Parlamento, sono circa 6 mesi, e ci sta, la vedo da quello che dice, lo sento con una passione e anche ha visto com'è la competenza del bilancio dello Stato, lo vede tutti i giorni. Adesso a Carla Ruocco, candidata del Movimento 5 Stelle di 6 mesi fa, chiedo, per quello, dato per scontato quello che lei ha detto, facendo quei tagli e quelle cose, le passo, i fondi per uno salario di cittadinanza, l'Italia ce li ha, se li potrebbe consentire? Lei ha visto il bilancio, non mi dica adesso sì, abbiamo sempre avuto ragione, perché sennò le chiedo subito la copertura e ci areniamo. Guardi, come dicevo, una ricetta magica non c'è, quindi questo l'ho premesso. Lei è molto onesta. Però sono molto onesta. Sì, però, intanto nella risoluzione dei problemi c'è un discorso attendere, cioè noi non rinveniamo la volontà di iniziare veramente a risolvere il problema alla radice. Quindi intanto appunto c'è un discorso di obiettivo, che questa classe politica non ha neanche l'obiettivo che abbiamo noi di garantire appunto ai cittadini. Poi ricordiamo che il reddito di cittadinanza non è una misura sic et simpliciter di tampone del reddito di cittadinanza e basta, però in parte andrebbe a sostituire anche quegli ammortizzatori sociali, come potrebbe essere una cassa integrazione, dando maggiore dignità, da un lato. Le dico che spiegata così, le dico che tendenzialmente al reddito di cittadinanza sono sempre stato d'accordo anch'io, quindi le facevo una domanda sul bilancio. Un'ultima domanda, perché stiamo veramente per chiudere. C'è stato dall'inizio e anche ultimamente un fortissimo braccio di ferro, molto evidente, molto esplicito, molto aggressivo nei confronti del Quirinale, dell'iniziativa del Quirinale, delle varie iniziative, sia nella formazione di questo governo, sia nella proposta di modifica della Costituzione. Qual è il centro? Se me lo può spiegare in poche parole, lo so che è difficile, ma perché? Qual è il centro della vostra contestazione alla presidenza napoletana? Guardi, semplicemente le dico solo una cosa per riassumere: il presidente Napolitano non è stato garante della Costituzione come un presidente della Repubblica. Ha detto una cosa, mica ha detto. In alcuni momenti, per esempio quando ha parlato di noi in certi termini, dicendo che noi non tenevamo a cuore i problemi del paese, per esempio dei cittadini, questo significa prendere una chiara posizione politica. Quindi è un po' un risentimento, è più un risentimento che un sentimento. No, risentimento non direi, non si tratta di risentimento nel momento in cui ci si appella alla Costituzione. Noi ci appelliamo alla Costituzione e mettiamo in discussione il fatto che magari il Presidente in quella circostanza non ne sia stato garante. Va bene, questo dibattito si farà, lei ha delimitato alle circostanze, mi pare che sulle questioni economiche la vostra sia una voce. Lei dice abbiamo trovato un disastro, ma insomma siete stati anche beneficiati da questo disastro, perché senza il disastro, ci avevamo i partiti di prima. I partiti nuovi nascono sempre da qualche grande cambiamento, anche quelli disastrosi. Però le posso dire che io avevo una mia vita anche prima, quindi una mia professione consolidata. Che faceva prima della vita? Io lavoro da 20 anni, sono laureata in economia e
commercio a 22 anni, però gli ultimi 10 anni all'Agenzia delle Entrate come funzionario tributario, nell'analisi di rischio di evasione. Non è un mestiere popolarissimo, neanche quello di parlamentare. Dipende da come lo si fa, no, perché ragione, si porta il rapporto Stato-cittadino in maniera onesta e trasparente. Naturalmente penso che anche quelli che la sentono dicano, beh, un'Agenzia delle Entrate dal volto umano. La ringrazio, onorevole Rocco, naturalmente grazie.